Passiamo all'ultima lezione, se il professor Massimo Santarelli è in collegamento. Il professor Santarelli è professore associato di termodinamica e trasferimento del calore presso il Politecnico di Torino. E il titolo della sua lezione è Connubio di fonti primarie rinnovabili e vettori chimici. Potenzialità e sviluppi per la decarbonizzazione. Grazie, dottor Carli. Mi vedete? Mi sentite? Sentiamo, grazie. Ah, benissimo, grazie. Grazie della presentazione. Solo una correzione, sono un professore ordinario da qualche anno, e anche vista l'età, quindi della stessa disciplina, al Politecnico di Torino, confermo. In primis volevo ringraziare per l'invito a un evento molto prestigioso e scusarmi per non essere presente in presenza, che è il modo migliore poi di interagire anche a livello di conferenze. Ero proprio impossibilitato fisicamente perché avevo lezione al Politecnico fino alle 11:30, quindi ho finito la lezione e sono venuto nel mio ufficio dove sono adesso. Ci ho premesso, purtroppo non ho seguito i lavori precedenti, per cui posso fare pochi riferimenti, siamo alla parte finale adesso della discussione, posso fare pochi riferimenti a chi mi ha preceduto, però immagino che molte cose siano già state dette. Cercherò spero almeno di allargare il discorso su alcuni aspetti legati a, in qualche modo, dal titolo della presentazione, all'utilizzabilità, i modi in cui possiamo utilizzare le fonti rinnovabili, ma direi non solo le fonti rinnovabili, perché personalmente sono molto, propenso a considerare positivamente la fonte di tipo nucleare, e sarebbe totalmente coerente con quello che andrò a presentare. Comunque, come utilizzare in modo più pervasivo, se vogliamo, le fonti rinnovabili, che sappiamo avere un elemento di aleatorietà e non continuità e di minor maneggiabilità rispetto alle fonti fossili. Quindi utilizzare in modo più pervasivo nell'ambito sociale. Quindi non solo, come si può dire, per riscaldare l'acqua per usi civili, che adesso analizzo un po', ma per dire un utilizzo molto ovvio fino a alcuni anni fa. Adesso si parla proprio di una società basata su fonti rinnovabili, e alcuni tipi di carichi devono essere appunto aiutati per essere alimentati da fonti rinnovabili. Allora, questo intendo come connubio tra fonti primarie rinnovabili e vettori chimici. C'è la necessità di unire le fonti rinnovabili a qualche elemento di aiuto. E formi di vettori che non sono solo elettriche, ma vedremo, io tratterò essenzialmente anche altre forme di vettori, tipo le forme di vettori chimici. E allora, io non so se posso comandare io le slide, penso di sì, posso. Allora, il contesto, penso l'avete già discusso fino adesso, si va verso una situazione in cui le fonti rinnovabili avranno un ruolo sempre più importante nell'ambito della offerta e consumo energetico generale, in ambito proprio internazionale, ad ampia scala. Perché questo? Perché bisogna trovare la driving force alla fine di tutto questo, lo sappiamo, non si parla più, come si passava 20 anni fa, del fatto che il petrolio prima o poi finirà. L'ultima goccia di petrolio, la famosa ultima goccia di petrolio, alla fine, soprattutto voi che siete giovani, forse queste cose non le sentite neanche più. Ci sono altre questioni che sono diventate più importanti del fatto che le fossili andranno a finire. Allora, sapevamo già che sarebbero finite prima o poi. Però ci sono delle urgenze che vengono ben prima della fine delle fonti fossili, che sono urgenze essenzialmente climatiche. Quindi è evidente a tutti cosa sta succedendo. Quindi la driving force è la necessità di mitigare impatti sull'ambiente, che molti di questi impatti vengono da un eccesso di emissione di biossido di carbonio da parte del settore energetico. Come si fa questo? Come lo si sta facendo? Mi sgancio un attimo dalla cronaca di questi giorni, però il trend sarebbe quello di andare a una progressiva elettrificazione sia delle fonti, perché le fonti, come se fate caso, poi le fonti di rinnovabile sono molto in forma elettrica, no? Fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, producono energia in la forma di un vettore elettrico. Però quello che sta cambiando è che sempre di più anche gli usi finali stanno andando verso una progressiva elettrificazione. Le auto elettriche sono degli usi finali
in cui il vettore che viene dato all'auto elettrica è il vettore elettrico per far andare avanti l'auto. Elettricità magari prodotta in un altro sicuramente in un altro momento, in un altro posto, da una pala eolica, per esempio. E allora l'elettrificazione potrebbe anche essere sufficiente, cioè produciamo la forma elettrica, la distribuiamo in forma elettrica e la usiamo in forma finale in forma elettrica. Però molti, non tutti, diciamo, gli usi finali sono elettrificabili. E allora vedete qua, complemented by, cioè ho detto complementata il trend di elettrificazione da che cosa? Da potenzialmente altri tipi di vettori, inevitabilmente andando a certi tipi di usi la forma del vettore chimico è necessaria, come vedremo nella discussione. Un esempio di vettore chimico, forse il più discusso nell'ultimo periodo, è l'idrogeno, è comunque una sostanza chimica producibile da fonti rinnovabili e che può, come lo fa l'elettrone, se vogliamo, avere un ruolo di vettore, appunto, tra la fonte primaria rinnovabile e quelli che sono gli usi finali. Però un ruolo complementare a quello che è l'elettrificazione. Allora, tutto questo inserito in contesti ancora più ampi, che sono quelli legati alla circolarità di quello che stiamo facendo. Circolarità si intende essenzialmente del riciclo dei materiali, perché poi avviene, se facciamo caso, molte delle tecnologie su cui adesso andiamo a puntare sono tecnologie che hanno un grosso contenuto in termini di materiali all'interno. Cioè il vero valore non è tanto più, non sarà più tanto il combustibile, ma sarà la tecnologia interna, cioè diciamo i materiali interni della tecnologia che convertono in modo sempre migliore le fonti primarie rinnovabili, come convertono sempre meglio, per esempio, il fotone in qualcos'altro. Quindi la circolarità dei materiali diventa sempre più fondamentale. E allora, il perché tutto questo? Beh, insomma, non perdo tempo su questo, sappiamo cosa sta succedendo, ci sono degli eventi estremi sempre più frequenti, non è più casuale, ci sono, almeno io sono convinto dell'effetto antropico sul cambiamento climatico, sono convinto, ma leggendo i documenti IPCC, sono convinto sulla base dei dati di fatto, insomma, delle evidenze fattuali, e non è una convinzione appunto solo ideologica o intuitiva, vengono fuori dalle fonti. Allora, gli eventi estremi si stanno incrementando, certe zone sono anche più colpite di altre, sappiamo le Alpi, per esempio, è una zona a forte impatto del cambiamento climatico, quindi il cambiamento sta accelerando e quindi questo ci impone delle scelte. Allora, in tutto questo, una delle questioni è che l'energia emette troppa CO2. Noi potremmo vivere solo con fonti rinnovabili? Sì, in effetti sì, la società umana potrebbe vivere, ovviamente l'avete già detto, esclusivamente con le fonti rinnovabili. Noi riceviamo dal sole ogni, in termini di quantità sull'anno, 100.000 terawattora, e la società umana attualmente ne consuma intorno a 14 terawattora. Probabilmente i numeri sono leggermente cambiati, magari il professor Consoni ha fatto dei numeri più aggiornati su questo, però è per dire, vedete la sproporzione, c'è una quantità di fonti rinnovabili disponibile che è enorme rispetto all'utilizzo umano, e tutto questo appunto considerando solo le fonti rinnovabili e senza considerare la fonte, potrebbe essere quella nucleare. Qui allora disponibilità ce n'è, allora come usarla? Bisogna imbrigliarla. La fonte rinnovabile è una fonte flusso e non è una fonte stock, come lo sono sempre state le fonti fossili. Quindi, se vogliamo, è più difficile da maneggiare. Bisogna imbrigliarla e distribuirla e poi usarla negli usi finali. Allora, la fonte c'è. Un modo, come dicevo prima, è andare verso un'elettrificazione spinta. Allora, l'elettricità viene la fonte primaria produce energia in forma essenzialmente elettrica. Vedete questo triangolo, il famoso triangolo dell'elettricità. La fonte produce forma elettrica, l'elettricità è distribuita come vettore e viene data agli usi finali. Allora, tutto questo potrebbe essere self-sustainable, diciamo, potrebbe essere stare in piedi da solo, però noi sappiamo tutti, insomma, è l'esperienza comune, le fonti rinnovabili appunto sono variabili, sono appunto da maneggiare, bisogna fare un management di queste fonti e ci sono tantissime attività in corso, smart grid, quindi reti grazie anche all'intelligenza artificiale e big data che possono gestire opportunamente input di rinnovabili da diversi punti e distribuirle verso le uscite. Storage, l'elemento dello storage è fondamentale, quindi l'accumulo di rinnovabili non tanto giorno e notte, questo è facile, ma
tra stagioni e una stagione e l'altra stagione. Qui in molti climi, in molte latitudini, questo è più difficile, tipo in Nord Europa. Flessibilità di gestione di queste fonti. Per esempio, flessibilizzare vuol dire, non so, unire concettualmente, unire proprio praticamente le due reti energetiche più importanti, la rete elettrica e la rete gas, e quindi generare quello che si chiamano i protocolli power to gas e gas to power, quindi interfacciare le reti per rendere più flessibile tutto il sistema. Tutto vero, però non sempre tutto questo è possibile. Ci sono dei settori che si chiamano in gergo hard to abate, in cui in effetti le fonti rinnovabili trasformate magari in vettore elettrico tal quale non sono sufficienti a servire l'uso finale. Ma faccio un esempio banalissimo, poi lo vedremo. Se io voglio andare in macchina, in automobile da Torino a, non so, anche a Genova, però già lì con qualche insomma preoccupazione, però da Torino a Milano, più vicino, vado con l'auto elettrica e c'è possibilità di caricare l'auto a batteria con energia sufficiente per permettervi tranquillamente questo tipo di tragitto. Se devo andare con un truck, con un grosso tier che conduce tanti beni, da Torino ad Amburgo, è ben difficile che lo possa fare con un tir elettrico. Se dovessi mettere la quantità di energia per farmi, non è che devo andare fino a Amburgo con una carica, però anche solo di avere una percorribilità sufficiente prima della seconda ricarica, metà del payload di questo tir sarebbe occupato da batterie. Quindi ci sarebbe metà del carico e con un peso enorme. Allora, in certi casi è meglio usare qualcos'altro. Questo qualcos'altro potrebbero essere combustibili sintetici, per esempio l'idrogeno, che non emettono, possono essere prodotti dall'acqua e non hanno componente carbonio e possono alimentare un grosso truck per andare da Torino fino ad Amburgo. E l'idrogeno, ripeto, è un esempio, è molto discusso perché è una molecola senza carbonio e perché, se vogliamo, è anche una molecola più facile da produrre in modo sintetico rispetto ad altre. Quindi hard to abate sono una serie di settori in cui c'è bisogno di qualcos'altro oltre alla accoppiata rinnovabile elettricità. Allora, parlando di idrogeno, allora le possibilità di utilizzo sono, tanto ci ritornerò più avanti, sono plurime. Può essere utilizzato come combustibile per una grande tipologia di trasporti, appunto dalla heavy duty, come si chiama, quindi tir, alle grosse navi, agli aerei, qua poi ci tornerò, noi stiamo lavorando su questo, quindi elettrificare un aereo non è uno scherzo, è molto difficile perché i pesi lì diventano fondamentali e portare un aereo a essere alimentato con batterie è quasi impossibile con la chimica attuale delle batterie, intendo. Con un combustibile sintetico questo si può fare in tempi brevi, si potrà fare in tempi brevi. Poi l'idrogeno può essere, comunque, l'idrogeno non è un elettrone, l'idrogeno è comunque una molecola, e noi abbiamo bisogno neanche di molecole, abbiamo bisogno solo di elettroni. Se io devo produrre una sostanza chimica tipo ammoniaca o metanolo o altri tipi di sostanze, l'elettrone può essere l'input energetico, ma poi ho bisogno di sostanza. E se questa sostanza è decarbonizzata, questo può essere un vantaggio per quanto riguarda il processo. Per esempio, si possono produrre sostanze chimiche non più come derivati dal trattamento della forma petrolio e fossile, ma utilizzando appunto delle sintesi sintetiche che possono partire dall'idrogeno, da componente carbonio recuperata dalla CO2 e generare molecole sinteticamente. Io posso, come sapete bene, che si può produrre la benzina in modo sintetico. Come si dice, la benzina è prodotta dall'aria, vuol dire recuperare CO2 dall'aria, idrogenarla e produrre con un processo lungo, si chiama Fischer-Tropsch, seguito da processi di isomerizzazione, produrre la benzina in modo sintetico. Quindi si può fare, certo, è cara rispetto alla benzina prodotta partendo dal petrolio, però insomma è una cosa che è già fattibile. Quindi l'idrogeno ha vari ruoli, ha una possibilità di spettro di utilizzo come combustibile, come feedstock e di tipo chimico e come elemento di accumulo di grandi quantità di fonti rinnovabili. Quindi il ruolo può essere plurimo. CO2, anch'essa è in effetti un problema, e lo è, cioè diciamo tutto parte da questo, ma se vogliamo, spesso uno ribaltando il punto di vista potrebbe vederlo in modo diverso. E per esempio, no, quello che noi facciamo anche in termini di ricerca, la CO2 comunque contiene carbonio. Una volta recuperata questa CO2, rimossa dall'emissione, rimossa anche dall'atmosfera,
può essere usata come uno dei componenti chimici per la produzione di molecole sintetiche, che possono essere dai semplicemente produrre un combustibile ad arrivare a produrre delle strutture anche di tipo, per utilizzo civile, delle strutture carbonate, dei carbonati, effettivamente carbonati di calcio, di magnesio, e che possono essere usati nell'ambito delle strutture. Certo che quindi tutto questo è fattibile, la CO2 può essere appunto una fonte di sostanze, e quindi produrre delle sostanze di tipo chimico in modo sintetico. Tutto questo è possibile, ripeto, vedete qua ho messo una freccia, increasing stabilization. Cosa vuol dire? Che certo che se io recupero CO2 dall'atmosfera e lo uso per produrre un combustibile tipo benzina, non dico il giorno dopo, ma qualche giorno dopo questa benzina è stata bruciata dal motore, è stata riemessa, il carbone è stato riemesso in atmosfera, quindi il ciclo diciamo la turnazione di questo carbone è stata molto molto veloce. Quindi si sa, c'è stato anche un articolo su Nature di un paio d'anni fa, questo modo di diciamo riciclare il carbonio continuamente alla fine non ha effetti significativi sulla mitigazione del cambiamento climatico. Effetti positivi: hanno strutture che stabilizzano il carbonio con tempi più lunghi, per esempio le strutture chimiche, quindi prodotti chimici non hanno utilizzo immediato, diciamo, o ancora meglio le strutture di tipo civile. E allora possiamo arrivare con queste premesse a una visione molto ambiziosa, se ne volessimo, e la definisco come Renewable Energy to X. Partendo dalla renewable energy, o ripeto, ma non per essere pedante, ma anche il nucleare stesso potrebbe entrare in questo ciclo, e dalla fonte rinnovabile andare a produrre X, dove X è qualunque cosa, adesso non esageriamo, X possono essere di nuova energia, cioè quindi il protocollo energy to energy, quando X è uguale a energy, intendo, energy to energy vuol dire un protocollo che fa un grosso uso di stoccaggio energetico. Quindi da energy produco una sostanza chimica che fa da stoccaggio delle energie rinnovabili per lungo tempo e per grande quantità di energie, e poi lo riutilizzo in un secondo momento per produrre di nuovo energia. Quindi energy to energy. Oppure energy può essere usato per produrre X, dove X potrebbe essere una sostanza chimica, potrebbe essere il metanolo sintetico, oppure potrebbe essere una plastica sintetica. Quindi vedete che noi, basandoci sulle rinnovabili e magari sul nucleare, noi potremmo non solo coprire i fabbisogni energetici su larga scala e totalmente, ma anche produrre dei beni che noi usiamo tipicamente come beni di consumo. Tutto questo facendo un global management, alla fine semplifico un po', ma di molecole quasi, non completamente, però molto basate su carbonio e idrogeno. Quindi questa è una visione molto ambiziosa, un sistema basato su rinnovabile che serve gli usi energetici, ma anche feedstock di tipo chimico, per esempio, sostanze. Allora, si va a paradigmi molto complessi. Qui abbiamo una figura molto complicata, non perdo tempo a descriverla, però è solo per dire, vedete, qua abbiamo le due reti principali, la rete elettrica e la rete gas. Tra di esse ci saranno tecnologie che fanno da ponte tra le due reti in entrambe le direzioni, dando una grossa flessibilità al sistema, che a quel punto potrebbe veramente basarsi solo sulle fonti rinnovabili. E ci sono delle uscite che vanno verso appunto sistemi di trasporto, verso produzioni di tipo chimico, quindi possono essere delle uscite che vanno anche a alimentare i trasporti, che è un settore molto energivoro, e produrre beni in forma sintetica. E allora, tutto questo alla fine si parte sempre da rinnovabile. Allora, rinnovabile, qui ho riportato banalmente la distribuzione della concentrazione dell'irraggiamento solare in diverse parti del globo, mette in evidenza una cosa, che c'è disuniformità. Per cui vivere di rinnovabili magari in Nord Europa è un po' più difficile che vivere di soli rinnovabili nel nord dell'Africa. Vivere intendo che il sistema si basi totalmente sulle fonti rinnovabili. E quindi questo comporta da un lato l'esigenza di in qualche modo distribuire la rinnovabile dal punto in cui c'è al punto in cui ce n'è meno, e questo è proprio il ruolo dei vettori, vettore elettrico e eventualmente altri tipi di vettori, tipo appunto i vettori chimici tipo idrogeno, e mette in evidenza anche, non in questa foto perché è una fotografia in un certo istante di tempo, che la rinnovabile, il solare, ha della variabilità ovviamente durante l'anno, quindi non c'è solo la necessità di gestione spaziale ma anche di gestione temporale, quindi per forza bisogna accumularlo in qualche forma elettrica, facile da trasportare, con dei limiti, comunque più facile da trasportare,
più difficile da stoccare, forma chimica, forse in certi casi più difficile da trasportare, ma più facile da stoccare. Quindi c'è bisogno di un qualcosa che aiuti le rinnovabili a essere usate bene, queste qualcosa che sono i vettori. Allora, beh, la fonte solare, poi sappiamo tutti, può avere n tipi di utilizzi, dal più banale, se vogliamo, quello di produrre da un solare termico, produrre acqua calda, comunque calore, che si fa a bassa entalpia, andando a soluzioni più ambiziose, cioè, esempio, avere un concentratore solare che mi possa concentrare l'energia in un fuoco, quindi a temperature ben più elevate di quella dell'acqua calda, e lì fare degli effetti che possono essere sia di tipo fisico, quindi fare un passaggio di stato di una sostanza che poi posso usare sfruttando il passaggio di stato per produrre per esempio potenza, oppure innescare dei processi chimici. Noi per esempio nel concentratore solare che ho al Politecnico, qua in un fuoco si mette un reattore e produco delle modifiche di tipo chimico utili per quello che voglio fare. Quindi produco delle reazioni chimiche solo direttamente grazie alla fonte solare a concentrazione. Quindi dalla utilizzo appunto molto più banale, molto più facile se vogliamo, nell'ambito dei pannelli termici, a utilizzi in modo più appunto ambizioso, per esempio per centrale solare termodinamico, dove cosa vuol dire? La centrale solare termodinamica alla fine sfrutta un ciclo termodinamico, ad esempio un ciclo Rankine, e però a monte come si dà il calore a questa macchina termica? La macchina termica ha bisogno di calore, no? Ad alta temperatura. Come si dà questo calore? Al posto di bruciare qualcosa, di bruciare carbone, di bruciare gas naturale, lo si dà concentrando la radiazione solare ad alta temperatura. E questo genera una fornitura di calore all'impianto che produce potenza elettrica di grande taglia. Questo è appunto un modo più evoluto, se vogliamo, di usare la forma solare nella sua forma termica, non trasformata in forma elettrica come fa il fotovoltaico. Siamo sempre a livello termico. Ecco, si può fare di più, si può sfruttare, l'uomo grazie alla sua intelligenza ha trovato dei modi più efficaci di usare il fotone, quindi qui entro veramente in questioni molto note a tutti, il modulo fotovoltaico che grazie all'utilizzo di materiali semiconduttori genera un effetto di eccitazione dell'elettrone del semiconduttore da uno strato di valenza, uno strato di conduzione, genera appunto grazie a questi materiali una separazione appunto dell'elettrone dal buco nella banda di valenza, dal buco elettronico, e genera grazie a questa separazione un flusso corrente di elettroni. Quindi questo è un modo molto più evoluto, se vogliamo, di usare il fotone. Non generare calore ad alta temperatura, seppur utile in certi casi, ma se vogliamo un modo più grossolano in qualche modo, ma generare un flusso elettronico coerente, e questo è appunto l'effetto fotovoltaico. Quindi si genera l'effetto di un flusso elettronico attraverso una differenza di accelerato da una differenza di potenziale, che è quello che chiamiamo potenza elettrica. Quindi un modo più evoluto, se vogliamo, di sfruttare il fotone. E qua vediamo che storicamente l'effetto fotovoltaico ha avuto un incremento di efficienza sempre maggiore, e i celle commerciali ormai, so che sappiamo, sono intorno al 20%, ma ci sono materiali e celle molto più innovative. Quelle studiate, per esempio, questo è un grafico del National Renewable Energy Laboratory, il laboratorio a Colorado, dove io ho passato un paio d'anni quando ero giovane a fare ricerca su altri temi, facevo ricerca più sull'idrogeno e sulle celle combustibile. Comunque l'NREL è famoso per i loro track di incremento di efficienza. Qui vedete, abbiamo valori su quadrigiunzione, celle quadrigiunzione, che abbiamo quasi il 50% di efficienza di conversione, pazzesco. Cioè siamo a livello chiaramente di macchine da laboratorio, però lo sfruttamento di innovazione a livello di materiali e di struttura della cella può portare veramente a risultati disruptive, come si dice, cioè veramente di grande evoluzione in termini di efficienza. E l'eolico è bene o male, è un po' il complementare del solare, spesso, che è una fortuna questo. C'è moltissimo nelle coste, vedete la distribuzione, coste nel nord della Scandinavia, intorno alla Scozia, sappiamo che intorno all'Inghilterra c'è molta possibilità di generare potenza dall'eolico, nella costa qui vedete del Portogallo, ma vale quello che dicevamo per il solare, c'è disuniformità, quindi c'è bisogno di maneggiarlo come lo era per il solare. A livello di tecnologia è totalmente matura, non sto a dirvi cose abbastanza ovvie, la questione è essenzialmente fluidodinamica, quindi
generare delle pale con forme di pale che sono generate appunto da modelli matematici molto raffinati che appunto sfruttano la spinta data dalla transizione di masse d'aria per generare appunto una coppia e tramite alla conformazione della pala che generi appunto la generazione di potenza, prima potenza in forma meccanica e poi la trasformazione in forma elettrica. E macchine totalmente mature che bisogna a questo punto più che altro maneggiare opportunamente. E allora andiamo qui anche ricordavo solo chiaramente la potenza generabile dalla pala e funzione della velocità del vento. Qui ci sono, vedete, una curva rappresentativa della curva di potenza della pala eolica. C'è un take off in cui, insomma, sotto certe velocità del vento la pala semplicemente non viene neanche attivata. Poi c'è una distribuzione di questo tipo non lineare, vedete, in cui aumentando la velocità aumenta la potenza producibile della pala, fino a che si arriva all'asintoto in cui c'è il punto di potenza massima della pala. E vedete che la distribuzione della velocità del vento tipicamente in varie aree della Terra è una Weibull, quindi una distribuzione di questo tipo. Non è non normale, diciamo, è più spostata verso, vedete, il punto più alto è più spostato verso le velocità, diciamo, più basse, se vogliamo. Quindi bisogna appunto rendersi conto che la quantità di vento disponibile, appunto, da un lato deve essere continua, possibilmente per avere una produzione significativa dalla pala eolica, e poi tendenzialmente è più probabile che sia su quantità di velocità più basse. Quindi questo bisogna maneggiarlo, quindi questa macchina, non basta installarla. Allora, maneggiarla come? Qui ho voluto riportare un attimo, abbiamo detto, le fonti rinnovabili ci sono, possono essere collegate direttamente al carico, ma dove invece questo collegamento diretto non ci fosse, per esempio se un mese non ho vento, cosa si può fare? Si può considerare di mettere un vettore in between. Questo vettore può essere l'elettrico, ma se devo stoccare una grande quantità di energia eolica, quindi con un grosso parco eolico, per un mese, non vi dico quantità di batteria devo inserire, non ci sarebbe neanche litio sufficiente per, vi faccio un esempio, se io dovessi coprire l'esigenza energetica della California e semplicemente con le fonti rinnovabili e lo stoccaggio in batterie, non ci sarebbero abbastanza litio nel mondo per sviluppare le batterie necessarie per fare la compensazione tra la fonte primaria e gli usi finali. Quindi bisogna usare qualcos'altro. Questo qualcos'altro può essere una forma chimica. La forma chimica, per esempio, può essere l'idrogeno. Allora, l'idrogeno può essere utilizzato tal quale, vedete, può essere utilizzato nell'ambito dell'industria, nell'ambito dei trasporti, come dicevamo prima, nell'ambito della produzione di calore, seppur a me sembra l'ultimo utilizzo da fare dell'idrogeno, e anche l'utilizzo di power generation. No, dall'idrogeno stocco la fonte rinnovabile in forma di idrogeno, la stocco per un mese, il mese dopo non ho più vento, uso l'idrogeno per generare potenza. Il protocollo è definito come power to power o energy to energy. Ma in più, essendo una molecola, in combinazione con altre molecole, tipo, non so, la CO2, come dicevamo prima, può generare dei chemical sintetici. E in combinazione con un'altra molecola, l'azoto, può generare quello che è una molecola fondamentale, un chemical fondamentale per la nostra società umana, che è l'ammoniaca. Qui vedete quanti ruoli può avere l'idrogeno nella sua completa visione di value chain. È uno stoccatore di fonti rinnovabili, ma anche un modo di usare la fonte rinnovabile per produrre dei chemicals. È come se fossero dei chemical solari alla fine, perché la fonte di tutto poi è comunque riconducibile al sole. L'idrogeno è solo un intermediario, ma vedete che ruolo fondamentale che può avere. Ecco, solo per dire, per andare un po' in verticale sull'idrogeno, l'idrogeno deve essere prodotto, come sappiamo, non è è una sostanza molto molto diffusa e in diverse forme, tipicamente legata atomi di ossigeno, atomi di carbonio, e deve essere estratta. Un'estrazione appunto interessante è quella fatta in forma elettrochimica, quindi dall'elettrolizzatore, che qua vi faccio vedere, quindi uso l'acqua come fonte di massa di idrogeno, rompo la molecola dell'acqua per estrarre l'idrogeno tramite un processo elettrochimico. L'elettrolizzatore fa questo. Vi faccio solo vedere quello che sono delle immagini di laboratorio. Gli elettrolizzatori abbiamo di diversi tipi,
sono macchine ormai mature, soprattutto le macchine che lavorano a bassa temperatura, come queste due che vi faccio vedere a sinistra e al centro, quindi rompono la molecola d'acqua dando potenza elettrica all'elettrolizzatore a bassa temperatura. Ci sono macchine molto, se vogliamo, molto più efficienti come conversione elettrochimica, che sono le macchine ceramiche, queste che vi faccio vedere a destra, sono le macchine con elettroliti di tipo e anche elettroliti di tipo ceramico, e più efficienti ma ancora, diciamo, più care, se vogliamo, meno avanzate rispetto alle basse temperature. Non è l'unico, ecco, e vi faccio solo vedere, queste sono le macchine ceramiche. Alla fine questa è una cella elettrochimica che noi produciamo al Politecnico di piccola, beh, questa è una piccola taglia perché è di laboratorio. Questa macchina, questo oggetto è un oggetto di intorno a 250 micron, quindi 250 micron, un quarto di millimetro, che fa tutto, è tutto lì alla fine, a parte, diciamo, le macchine, diciamo, intorno, circolatori, valvole, cambiatori di calore, ma tutto avviene qua dentro. E avviene, per esempio, la rottura della molecola d'acqua per produrre idrogeno. Questo vi faccio solo vedere uno zoom SEM, composto da nickel, un ceramico YSZ, e questo è il film dell'elettrolite. Ma è solo per vedere, a questo punto chiaramente si vanno a fare i fenomeni, no? A questo livello della materia. E i fenomeni, diciamo, fondamentali avvengono qua. Non è l'unico modo di produrre idrogeno alla forma elettrochimica. Si può usare un processo di tipo termocatalitico, è quello che noi anche noi facciamo. Io posso considerare di usare il solare a concentrazione per, come dicevo prima, per innescare un processo. Questo processo può essere di nuovo la rottura della molecola d'acqua, ma non usando elettricità, usando semplicemente un solare a concentrazione. A temperature, si posso dire, ormai abbastanza bassa. Noi stiamo lavorando su dei molibdati, sono delle doppie perossiti, che lavorano a 850 gradi. A 850 gradi vengono queste polveri ridotte, cioè liberano ossigeno, e vengono portate a più bassa temperatura, dove sono predisposte a ricombinare ossigeno. Da dove lo prendono potenzialmente questo ossigeno? Lo possono prendere la molecola d'acqua. Massimo, ci sono delle domande, se possiamo lasciare tempo anche alle domande. Sì, allora vado più veloce. Allora, è solo per dire che l'elettrolisi, che se ne dica, non è l'unico modo per produrre idrogeno. Ci sono altri modi che su cui stiamo tutti lavorando nell'ambito della ricerca. E tra i quali la fotocatalisi, quindi utilizzare direttamente il fotone per rompere la molecola d'acqua. Quindi non c'è neanche più bisogno di trasformare la fonte solare in forma di elettricità e poi alimentare un elettrolizzatore. Direttamente il fotone rompe la molecola d'acqua. Qua siamo a livelli di ricerca più complicati. Allora, andiamo avanti. E vedete che comunque l'elettrolizzatore, una macchina, diciamo, sempre esistita, diciamo, è scoperta adesso, ma abbastanza limitata come utilizzo, che ruolo centrale ha preso nell'ambito energetico. Cioè, adesso a parte la diapositiva, ma è veramente un punto di incontro tra le rinnovabili, un punto di snodo, se vogliamo dire così, tra le rinnovabili e usi finali, che sono tutti. Cioè, gli usi finali sono la riproduzione di potenza, e quindi il protocollo si chiama power to power, e quindi lì l'elettrolizzatore in quel caso fa da accumulatore, no? In forma di idrogeno della fonte rinnovabile, o fornitura di combustibile a tutti i tipi di trasporto, fornitura di feedstock all'industria chimica e fornitura, se vogliamo, di gas sintetico. Però noi potremmo produrre il nostro gas naturale come molecola sintetica, senza comprarla da Putin. Scusate se mi collego a questi fatti tragici. Noi potremmo produrre gas naturale in forma sintetica, costa di più, non c'è dubbio. Però possiamo già farlo, ma lo facciamo, non si scopre adesso. Ecco. Allora, usi finali. Vi faccio solo vedere, ho parlato di track, questo è quello che stanno facendo in Svizzera, questi sono track a idrogeno, queste sono le centrali di produzione e le centrali di refueling, questi sono io che sto facendo rifornimento a una macchina a idrogeno in Svizzera. Quindi ci sono i track della Hyundai in grande quantità che stanno circolando nei cantoni svizzeri, alimentati a idrogeno prodotto da idroelettrico. Il treno, voi sapete, forse avete letto sui giornali che stiamo producendo il treno a idrogeno in Italia, la Alstom sta producendo il treno a idrogeno, e è un treno che non è più diesel, ma è alimentato a idrogeno con celle a combustibile, e stiamo, perché io sono responsabile, lo dico, sono responsabile per il Politecnico di questo progetto, in collaborazione con Alstom, e questo è proprio lo schemino del treno che stiamo andando a produrre a Savigliano, quindi a un'ora dal sud di Torino. Questo treno circolerà in Lombardia fra un paio d'anni. Aerei è difficile farli andare con le batterie, è possibile farli andare con idrogeno, non magari domani, ma abbiamo un piano intorno a 10-15 anni per far volare
aerei significativi, cioè non l'aeroplanino intendo a un posto, ma aerei significativi a idrogeno. Noi stiamo lavorando con Leonardo sulla TR-42. Qui ci sarebbe molto da dire, lo sto un po' velocizzando, ma questo è una cosa possibile. E oltre a questo, aspettando l'idrogeno, si può, già si fanno, produrre i cosiddetti SAF, Synthetic Aircraft Fuel, che sono nient'altro che combustibili jet fuel, cioè per uso aeronautico, sintetizzati sinteticamente come molecola chimica, usando CO2 recuperata dall'atmosfera e idrogeno. Quindi macchine, cioè scusate, combustibili neutri dal punto di vista delle emissioni di carbonio climalteranti. Ecco, vi faccio solo vedere perché noi l'abbiamo già fatto volare un aereo, l'abbiamo fatto volare 15 anni fa, ormai quasi, no, 17 anni fa. Questo era l'aeroplanino a due posti, costruito al Politecnico, abbiamo fatto 5 prove di volo di un aereo a idrogeno, 15 anni fa, 17. E la Mirai, tutti la conoscono, non sono io personalmente convinto che l'auto sarà probabilmente la prodotto più interessante dell'idrogeno come combustibile, perché c'è la batteria che nel caso delle auto funziona molto bene, ma esistono auto chiaramente con combustibile idrogeno. La Mirai è un esempio di questi. Allora, idrogeno è anche un feedstock, e vado velocemente per dire, vedete che l'idrogeno potrebbe essere usato in settori che sono la produzione di ammoniaca, che tipicamente si fa usando gas naturale, la produzione di metanolo, cito due chimica che sono tra i più importanti a livello proprio di uso della civiltà contemporanea, e anche quello che si definisce il green steel, cioè lo steel, l'acciaio prodotto utilizzando come agente riducente l'idrogeno al posto del coke. Noi abbiamo degli articoli su questo. Noi abbiamo visto che sarebbe possibile produrre metanolo sintetico, CH3OH, in cui la componente H è idrogeno verde. Se l'idrogeno verde fosse prodotto da idroelettrico, saremmo già vicini alla parità, ci stiamo già avvicinando adesso alla parità col metanolo di tipo fossile. Parlo di costo, È chiaro che il caso idroelettrico è un caso molto particolare, però è solo per mettere in evidenza che non siamo, come mi dice la Vulgata, così lontani da produrre sostanze sintetiche in modo competitivo, ecco. L'ammoniaca non riusciamo, l'avevo tagliata già in precedenza. Green steel, perché green steel? Perché la CO2 fa male all'ambiente, ma anche perché i meccanismi ETS, l'Emission Trading System, di cui fanno parte le acciaierie, sta subendo un'accelerazione di costo impressionante. Io qua mi sono fermato a quello che era la scorsa estate, era intorno a 50, a 50 euro alla tonnellata. Noi già adesso siamo intorno, mi sembra questa settimana siamo intorno ai 90. Forse il professor Consone l'ha già descritto bene. I meccanismi di costo della CO2 stanno salendo, il costo della CO2 sta salendo tantissimo. Le acciaierie hanno problemi proprio di tipo economico, senza trascurare ovviamente l'aspetto ambientale, ci mancherebbe. Ma ormai è diventato proprio un problema economico, e quindi la filiera del green steel vuol dire utilizzare l'idrogeno prodotto, appunto, qui c'è l'esempio dell'elettrolisi, per alimentare il processo di riduzione dei minerali di ferro, che è il primo step, quindi un direct reduction, come si definisce, utilizzando idrogeno come agente riducente, e il primo step per poi la produzione dell'acciaio tramite l'arco elettrico. Quindi questo vuol dire produrre green steel usando idrogeno e non più usando fonti fossili. Quindi vedete, non solo l'energia, ma anche i prodotti che noi usiamo tutti i giorni. E infine vado a chiudere. La visione può essere veramente ambiziosa, se vogliamo. Qui ho riportato un esempio di una ricerca che stiamo facendo col CNRS in Francia. Questo è un oggetto elettrochimico che potrebbe contemporaneamente produrre idrogeno, recuperare CO2 dall'atmosfera e produrre direttamente dall'oggetto molecole sintetiche, senza bisogno di enormi fabbriche, enormi impianti chimici. Vedete questo oggetto nella sua semplicità? E parlo di un oggetto che nel punto focale qua è un oggetto di qualche micron. Recuperare il CO2 dall'atmosfera, produrre idrogeno dall'acqua e produrre molecole, che ho fatto un paio di esempi, etilene per esempio e metanolo, e molecole utilizzabili dalla nostra società. È tutto, non è facile da dire, se è molto difficile da farsi, sono studi molto complicati di DFT a livello di molecular dynamics, a livello di modello, per poi andare a realizzare una macchina di questo tipo. Però vedete l'Energy2X come può essere ambizioso e come può essere sempre più semplificato, se vogliamo.
E con questo, beh, qui avevo un video, ma ovviamente non abbiamo tempo di farlo vedere, e vado a concludere. Grazie.